Ciao e benvenuto su Ghera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Oggi sono a Gorgonzola per la fiera Orologico, che è qui alle mie spalle, per fare quattro chiacchiere con un po' di espositori e farvi vedere qualche cosa di interessante che c'è tra i banchi esattamente qui dietro. Iniziamo a fare il giro, dai. Siamo con il signor Roberto. Roberto, visto che ho un solo microfono, adesso lo darò al signor Roberto che ci racconterà un po' perché qui il libro che ha scritto, insomma, ci racconterà un po' qualcosa sui segnatempi legati al mondo dei treni. Grazie. Fa sempre piacere parlare di orologi ferroviari. Ho scritto un libro, il primo, si chiama Opera Prima, poi c'è l'opera seconda, l'opera terza, insomma, speriamo che ce ne siano tante di opere. Il titolo è Il tempo nei treni. Parla dei orologi ferroviari italiani in dotazione alle ferrovie tra il XIX e il XXI secolo. E sono tutti orologi ferroviari, quelli che state vedendo sono una parte della riserva di Roberto, della collezione di Roberto di orologi ferroviari. Quindi è tutta sua collezione? Sì. Bellissimo. Quando sì. Ha iniziato a farlo? Questi però non sono quelli italiani. Sì, sì, vedo che ci sono anche di questi altri. Sono quelli, diciamo la... l'evoluzione del libro, perché il secondo libro che sto scrivendo è quello sugli orologi, diciamo, europei o anche extraeuropei, insomma le ferrovie di tutto il mondo, perché bisogna ricordarsi che non c'è treno senza orologio, non c'è ferrovia senza il tempo e quindi l'orologio ferroviario ci doveva per forza essere. E qui quello che state vedendo è una carrellata di orologi delle varie nazioni. Questo è delle ferrovie dell'Argentina, questo è un ferroviario russo, questo è ucraino, questo qua è delle ferrovie padane, ferrotranvie padane, una particolarità. Questo è un Omega, c'è scritto CFR sul quadrante, Caile Ferate Rumene. Questo invece è un Eterna per le ferrovie bulgare. Quello che vedete qua, questa stupenda ruota alata con la croce sopra, nient'altro che il simbolo delle ferrovie svizzere. Della Longines e tante altre utilizzarono queste meccaniche. Dove lo devo mettere? No, puoi anche tenerlo in mano. Utilizzarono le meccaniche Vajoux 88, che erano state fatte in circa 12.000 esemplari, per fare degli oggetti. Era all'inizio della grande crisi svizzera, quindi cercavano di raccattare un po' dappertutto. Quell'Eberer lì è di quella, è produzione 1978, penso sia un modello unico, e la Eberer fece, io credo, più di qualche stampato così, che sembrano quasi fatti a macchina, sì. Con il calendario delle fasi lunari. Penso ne avessero fatti una decina per l'orologio o per gli orologi che hanno prodotto. Ed è molto particolare. La cassa è comune anche ad altri già visti, Longines, ok. Però questo è marcato Ebera e è ancora in condizioni. Cassa, diciamo, fatta in oro? La cassa logicamente è fatta in oro, il quadrante dovrebbe essere in oro, mi dicono. Ed è un bel signor Vajoux 88. Sì, sì. Piccolino perché nasce da base 23, quindi è a Locle. Sì, sì, dove c'erano tutti. Questo qui c'è ancora dietro il. Poche parole, la carta oleosa dell'epoca sul fondello. Apri il corpo e lo fai vedere. Condizioni spettacolari. Bellissimo pezzo. Ormai sono dimenticati i Vajoux 88, non fanno più. Ma torneranno secondo me. Chi lo sa. Secondo me torneranno. Come tutto. Sistemare. Non trovi più nessuno che ci metta le mani. Una volta che metti la mano a portare.
far girare questo la meraviglia, quadrante panda, €4.000 benissimo spesi, anche perché questo è come avere tutti i piani di garanzia del negozio. Un bel Zenith Primero, molto bello. Mi fermate a metà strada? No, vabbè, noi cambiamo. Iniziamo qui a arrivare giù, 8 ore. Faccio una ripresa alle donne. Le due ragazze. Grazie a tutte le ragazze. Poi io dopo lo pubblico su YouTube. Uomini di panza. Uomini di panza. Di sostanza. Uomo di panza, uomo di sostanza. È la tendenza di noi uomini. Purtroppo c'è poco da fare. Com'è che c'è una maglietta con scritto un uomo senza pancia, senza panza, è come un cielo senza stelle. Che bello! Infatti volevo comprarlo.
poi vedi uno di 75 anni in giro con quella maglietta, lui dico sei un cretino, dietro c'è scritto sei un cretino. Infatti mi ha organizzato. No, ma quelli lì no, non fare i video con quelli lì. Questi no? No, dai. Vabbè, va però bene. Questo qui è carino, questo Henniker è bello. Ma guarda che cosa c'è. Sì, sì, fatti. Da stare male lì. Tu guarda questa vetrina. E piano piano, facciamo prima le... Non scappare. Ciao, Glauco. Poi, Aspetta, Non scappare. Aspetta che ti riprendo anche, che no, devo farla all'inizio. Beh, il primo piano. Guardate chi c'è. Ma perché devi riprendere me? Perché siamo davanti a un bel uomo. Stiamo parlando di belle donne, adesso di begli uomini. Guarda che belle donne. Le ho già riprese. Su consiglio, io ho ripreso subito le donne. Siamo qui con Glauco, organizzatore di questa bellissima fiera orologico, seconda volta qui a Gorgonzola. Ci vuoi dire qualcosa? Come sta andando? Vedo un ombre. No, adesso ormai è piatto ormai. Ormai stamattina è andato via tutto. Ma infatti l'ho detto prima. Ieri c'era il pienone, abbiamo contato più di 3.000 presenze. Ottimo, ieri, bene. 2.500 all'incirca oggi. Bene. Poi dopo guardiamo il contatore là. Avete anche perfetto. Sì, poi dopo ci darei anche i numeri per sapere com'è andato. Esatto. Grazie. Grazie a te. Tu dai, dimmi quanto mi dai dello zodiac. Adesso fai l'interrogatorio. Si sente sotto esame. Se spari basso. No, ma a 1000 euro davvero. Cioè. E io te lo do a 800. Fermo il video, per favore. Io te lo do a 800, anziché 1000 te lo do a 800. Tutti garantiti, un anno, sì, ma ecco, solo adesso, poi quando vieni in negozio cambia tutto il discorso. Beh, giusto. Guardate, adesso. Ripresa lenta, guardate chi c'è qua. Siamo all'aperto, sono doppio vaccino. Ci distanziamo. Vaccinati, tamponati. Tamponati tutto, misurate la febbre. Sì. E via. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Andiamo qua. Due signori del mondo dell'orologeria di YouTube, Watch Farm. Vai, presentati, magari c'è chi non ti conosce ancora. Sì, sono Giuseppe di Watch Farm. Ha delle revisioni, fa vedere dei pezzi sul banco, che voglio dire, ogni volta dico pure questo. Sono timido. Così timido, si apre il canale YouTube e timido. Adesso faccio io il cineoperatore. Tu dai questa cosa a lui. Perfetto. Ah, non me l'aspettavo. Vai. E oggi vogliamo insegnare il signor Ghiera Orologi, Pietro. Pietro, l'altro giorno mi ha chiamato signor Ghiera. L'azienda mi ha scritto. Pietro Pannone, avvicinati. Certo. Pietro Ghiera Orologi verrà insignito di questa onorificenza. Grazie. Al giovane, grazie, che bella cosa. Oh, che bello, sono contentissimo. Grazie. Adesso vado in giro a fare la ripresa così. Così dico, se non mi conosce, io parlo ai giovani appassionati. Prego. Eccolo. Grazie mille. Grazie a te di essere venuto. E alla fiera orologico che è bellissima. Comunque come operatore sono proprio figo. Infatti, sì. Sì, guarda. Delle riprese che... Guarda che... Ma tu c'hai una testa. Sì, aiuta. Hai una mano fermissima. Sì, guarda. Il Parkinson a me mi fa una pipa. Prova a vedere se tiene. Grazie ancora di cuore. Grazie a te, Pietro.
Guardate che bomba, ragazzi. Più introvabile di una. Di un Rolex Hulk. Ah, bellissimo. Omega Speedmaster per Tokyo 2020. E ai lati due orologetti da poco. Guardate qua che meraviglia. GMT e Submariner. Oris Pointer Date, guardate che bello. E un po' di scatolette, non si sa mai, tra l'altro anche questo dei marpidi, se gli manca la scatola. E ci sono i contatti. Siamo anche su Instagram. Ottimo. E lo trovate come? Sempre Re Vintage? Re Vintage 2020 su Instagram. Perfetto. Quindi seguite i ragazzi, poi pubblicherò il video su YouTube così almeno. Certo, grazie. Grazie a voi. Oh, guardate questo bello Hydro Conquest di qualche annetto fa. Crono. Sono mega cosmic. Come dire, sì, bello, bello, però. Come che aveva il ragazzo di Hydro Shaman. Di questa misura qua non sono anche tanto facili da trovare. No. Cos'è, 38? 37? Sì, aspetta un secondo, non mi ricordo perché. Tra i mille. Vabbè, ti credo, no, no. Questo mi piace. Allora, il giretto è finito, spero di avervi fatto vedere tanti begli orologi. È stata davvero una bella occasione. Poi quando si parla di orologi si trovano appassionati, è sempre un piacere. Bisognerebbe avere il tempo e la possibilità di passare le giornate così. Ho incontrato qualche amico youtuber, insomma, tutto molto bello. Faccio i complimenti all'organizzazione perché è stata gentile ed è stata anche molto molto preparata, perché l'evento è davvero molto molto ben riuscito. Sono stati due giorni belli pieni, per chi ha potuto viverli tutti e due è stato molto fortunato. Io scappo prima di acquistare qualcosa perché il rischio c'è. Vi saluto, vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, Telegram e gruppo Facebook. Alla prossima, al prossimo video sugli orologi. Ciao.